Ciao a tutti i lettori e benvenuti in un nuovo video del Caffè Letterario. Oggi parliamo delle novità letterarie e dei libri in uscita. A differenza delle altre volte, oggi parlo soltanto di due libri anziché tre perché ritengo questi due libri molto belli e interessanti, per cui vorrei soffermarmi un pochino di più su questi due e dalla prossima settimana tornerò a parlarvi di tre libri tra le novità letterarie e gli ultimi libri usciti. Il primo libro di cui voglio parlarvi è Il Cipiglio del Gufo, di Tiziano Scarpa, edito Einaudi. Ci troviamo a Venezia e nella città più globale del mondo tre uomini sono ad un punto di svolta della loro vita, chi per disperazione, chi per ambizione e chi per insoddisfazione personale. Il primo è Nereo Rossi, il telecronista di calcio più famoso in Italia. Sta per perdere l'uso della voce a causa di una malattia. Sa che gli resta poco tempo da vivere e decide di impiegare questo poco tempo che gli rimane per vendicarsi di un nemico storico. Il secondo è Andrea Cazzavillan, un 45enne professore del liceo che vorrebbe guadagnare di più per far vivere meglio la sua famiglia. Sfrutta così l'unica possibilità che la nostra epoca offre a uomini come lui, e facendolo suscita l'invidia dei suoi colleghi e per questo motivo finirà con perdere il lavoro. Il terzo e ultimo personaggio è Carletto Zen, è un trentenne tuttofare che è stato risucchiato nel gorgo, come lo chiama lui, l'attività economica dominante in città, ossia il turismo. E infatti lui accompagna gli stranieri nei bed and breakfast, fa le pulizie e intanto cova dei desideri di rivalsa che si concretizzano in un modo un po' ambiguo, nel senso che lui seduce le donne anziane molto ricche, magari vedove, che sono proprietarie di importanti beni, per poter entrare in qualche modo in possesso di questi beni e di queste ricchezze. Nonostante il nuovo romanzo di Tiziano Scarpa tratti anche ambienti del potere romano o comunque realtà editoriali milanesi, con questo libro si concentra maggiormente a Venezia, la città, come la chiama lui, la città delle facce, e infatti è il luogo che attrae tutte le nazionalità, che attrae tutte le fisionomie del mondo con le loro storie singolari dietro a dei volti di ogni tipo. Quindi con comicità, intelligenza e intensa compartecipazione, Il Cipiglio del Gufo racconta come sfruttare al meglio le possibilità che si hanno nelle diverse età della vita per salvare se stessi, per salvare gli altri o in alcuni casi, come nel caso di questo libro, per condannarsi da soli. Secondo libro di cui voglio parlarvi è Le assaggiatrici di Rosella Postorino, edito Feltrinelli. La prima volta in cui Rosa Sauer entra nella stanza in cui dovrà consumare i suoi prossimi pasti è affamata. Siamo nell'autunno del 43, in un villaggio molto vicino alla Tana del Lupo, che è poi il nascondiglio di Hitler. Rosa ha circa 26 anni ed è arrivata a Berlino una settimana prima, ospite dei genitori
del marito Gregor che combatte sul fronte russo. Le SS posano sotto i suoi occhi un piatto con un pasto e ordinano a Rosa di mangiarlo. In questo momento la fame ha la meglio sulla paura, ma anzi viene detto come la paura stessa diventa fame. Dopo aver terminato il pasto, però, lei, come anche le altre assaggiatrici, dovranno rimanere un'ora sotto osservazione in caserma. Perché? Perché vengono considerate come cavie di cui le SS devono studiare le reazioni per accertarsi che il cibo non sia avvelenato, cibo destinato a Hitler. Nell'ambito chiuso di questa mensa forzata, sotto lo sguardo vigile dei loro carcerieri, Rosa e le altre 10 ragazze stringeranno delle alleanze, delle amicizie e dei patti. Poi, nella primavera del 44, in caserma arriva un nuovo comandante, tale Albert Ziegel. È severo, è ingiusto, instaura sin dal primo giorno un clima di terrore. Eppure fra lui e Rosa si crea un legame speciale e inaudito. Con una rara capacità di dar conto all'ambiguità dell'animo umano e anche alla malvagità, se vogliamo dire, Rosella Postorino, ispirandosi alla storia vera di Margot Walk, racconta la vicenda eccezionale di una donna in trappola, fragile di fronte alla violenza della storia, ma anche forte dei desideri di una giovane ragazza di 26 anni. Sono in particolar modo molto curiosa di leggere quest'ultimo libro, per cui spero di riuscire a recuperarlo nei prossimi giorni, così poi, volendo, potrei parlarvene meglio anche in un altro video. Io vi ringrazio per aver visto questo video e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!